Il service learning è, sì, fondamentalmente una metodologia didattica che coniuga due dimensioni che spesso, quasi sempre, sono divise, due importanti dimensioni della crescita. Una dimensione è quella dell'apprendimento, per cui io studio per crescere, per imparare, per stare al mondo in modo adeguato, per avere strumenti interpretativi che mi consentono di comprendere ciò che ho accanto a me e ciò che ho attorno a me, però nello stesso tempo per crescere ho anche bisogno di mettermi a servizio degli altri, perché noi siamo esseri profondamente sociali, quindi non possiamo, come dire, autocentrarci continuamente, non possiamo essere vittime di un egocentrismo o peggio ancora di un narcisismo che poi diventa una trappola. Quindi l'essere umano ha un estremo bisogno di donarsi agli altri, io lo metto proprio, la dico così, nuda e cruda. Di mettersi a disposizione degli altri, così cresce, così perfino in questo modo conosce meglio se stesso. Ora però che succede? Che questo è un altro aspetto, quello che spesso si, come dire, a cui si dà vita attraverso attività di volontariato. Quindi abbiamo da una parte l'apprendimento, dall'altra attività personali, belle, di volontariato, di donazione nei confronti degli altri o di supporto al territorio, alla comunità di appartenenza. Il service learning dice, propone di integrare in modo stretto, coerente e significativo queste due cose. Per cui io apprendo, studio, conosco, apprendo e uso le cose che apprendo per affrontare problemi della mia comunità di appartenenza. Questi problemi della comunità di appartenenza, la comunità di appartenenza qual è? Ma si va dal piccolo al grande, a partire dalla famiglia, che è già la prima comunità fondamentale dell'individuo, fino ad arrivare al, poi ovviamente al quartiere, il comune, la regione, la nazione, no, quello che vogliamo. Non c'è limite, diciamo, alla questione. Ovviamente anche al pianeta Terra, se parliamo per esempio di problematiche ecologiche che ovviamente hanno un impatto, diciamo, generale sul nostro sistema di vita. Quindi l'idea è, io studio e uso ciò che studio per dare una risposta a problemi concreti.